Andiamo ora alla tisana, cambiamo decisamente pagina perché si parla di una nuova casa di riposo, l'abbiamo fatto insieme all'assessore alle politiche sociali. Siamo in compagnia dell'assessore alle politiche sociali della città di Latisana, al quale chiediamo quali sono i progetti in cantiere, comunque le iniziative per il futuro rispetto al sociale e anche all'Umberto I. Ma i programmi prevedono uno sviluppo di questa casa di riposo, perché con i numeri che ha non si regge, non si autogestisce. Per questo motivo abbiamo impegnato anche la Regione, abbiamo impegnato anche l'azienda sanitaria per aumentare questa capienza, e nel giro di qualche anno i progetti sono già allo studio, abbiamo già tutte le approvazioni, per cui dovremmo arrivare a una casa di riposo nuova che raggiungerà gli 80-90 posti letto, con la presenza di un settore che riguarda l'Alzheimer, ma specialmente i malati gravi, no? In questo modo diamo a questa casa, a questa struttura, la possibilità di autogestirsi, di rendersi autonoma dal punto di vista economico. In questo sito poi dopo troveranno spazio anche l'ambito, e l'azienda sanitaria pensa di portare qui la sede del distretto, per cui sarà un polo riservato alla cittadella della salute, insomma, che è centralizzato in questo luogo. In un momento anche di difficoltà economiche, di patti di stabilità, quanto è difficile oggi riuscire a programmare e realizzare poi soprattutto questi interventi? Avete delle difficoltà? Beh, difficoltà ci sono senz'altro, perché dobbiamo programmare più che altro gli investimenti. Però i soldi ci sono, fortunatamente abbiamo l'asset Toniati che dobbiamo per forza, ormai è passato già tanto tempo, impegnare, quindi questi lavori troveranno l'impegno di questo lascito come era stato dettato dalle indicazioni testamentarie della donatrice, no? E per cui noi contiamo entro la fine dell'anno di partire con questo progetto.